Diminuisce il divario tra donne e uomini nell'utilizzo della tecnologia tra le mura domestiche, così come il Sud si avvicina al Nord nell'acquisto di lettori DVD e di schermi piatti. Il rapporto eFamily 2007 ci consegna alcune buone notizie, accanto tuttavia allo stop delle vendite di PC e alla nostra solita insufficiente preparazione in inglese. Vediamo insieme i risultati della ricerca. Allora, io mi sono segnato alcune cose di questo rapporto sulla famiglia elettronica, sulla eFamily del 2007, alcune cose che secondo me erano abbastanza importanti. Una, il digital divide, che non è una storia nuova, però purtroppo è una storia che continua nel tempo. Digital divide che taglia in buona parte fuori soprattutto gli anziani, anche se poi alcune cose vengono fatte, ma sicuramente si potrebbe fare molto di più anche con un po' più di fantasia, tentare di trovare dei personaggi, è stato suggerito, piuttosto che delle modalità, degli ambienti nei quali gli anziani possano trovare dei motivi di interesse per andare su internet, per usare questi mezzi elettronici. Uno sviluppo maggiore della famiglia elettronica rispetto all'impresa. Curiosamente il motore verso il digitale, in tutti i suoi sensi, naturalmente stiamo parlando chiaramente anche dell'intrattenimento, è più la famiglia rispetto all'impresa. Questa è forse un po' preoccupante. Bassa scolarizzazione d'inglese, molto preoccupante per tanti motivi, per accedere a queste tecnologie, quindi un digital divide anche di lingua, ma soprattutto la difficoltà poi di entrare nel mondo del lavoro, dove invece l'inglese è assolutamente fondamentale. Una grande tendenza verso i fornitori di multipiattaforma, quindi la ricerca di un operatore che possa fornire contemporaneamente video, fonia, televisione, un po' di recupero femminile, c'è un maggiore interesse da parte delle donne per avvicinarsi a questo mondo e un enorme incremento del mondo digitale, per questo intendiamo telecamere, fotocamere, stampanti, scanner, meno per quanto riguarda i videogiochi a dir la verità, ma comunque in generale una grande diffusione, una grande crescita di queste piattaforme. Chissà perché, forse perché la gente si vuole divertire, forse perché queste piattaforme sono abbastanza facili. E in merito alla facilità forse va speso anche un minuto per ricordare quello che è stato detto, che forse agli anziani in particolare, ma a tutti coloro che hanno difficoltà ad entrare nel mondo digitale, forse si dovrebbe pensare a fare degli apparecchi più facili, diversi dai precedenti e più facili da usare. Certamente da una parte le aziende devono porsi l'obiettivo di rendere la tecnologia sempre più semplice, sempre più abbordabile, quindi non far sentire chi non la sa sfruttare appieno quasi delle vittime, no? O degli incapaci. Dall'altra parte dobbiamo anche essere molto attenti al fatto che veramente è il primo ostacolo da superare. Io cito solo un caso di Microsoft. Qualche anno fa Microsoft mise sul mercato un mouse per i bambini piccoli, una specie di palla dove i bambini potevano schiacciare, quindi in un certo senso una semplificazione totale del mouse. Fu un fiasco clamoroso perché il bambino che riesce a prendere in mano il mouse vuole usare lo stesso strumento del genitore, quindi anche sulla semplificazione deve essere decisamente semplificato per tutto ciò che sta alle spalle della tecnologia che un individuo vede e che permette la potenza, la forza di qualsiasi contenitore, quindi qualsiasi software. Dall'altra parte stiamo attenti a non banalizzare quello che offriamo ai nostri utenti, perché il consumatore è sempre più furbo, intelligente e sicuramente non ama essere così tacciato di incapace. I dati che abbiamo appena ascoltato di questo rapporto sono molto confortanti, quindi sicuramente qualcosa si sta muovendo non solo nelle famiglie ma anche proprio nelle donne. Noi lo speriamo perché il divario di genere è veramente ampio. È ampio sotto tutti gli aspetti, quindi poche donne che mantengono un posto del lavoro dopo aver avuto dei figli, pochi supporti affinché le donne possano continuare a lavorare, difficoltà di raggiungere posizioni di rilievo e così via. I dati sono ahimè noti a tutti.
Noi speriamo che attraverso un utilizzo maggiore della tecnologia si possano migliorare questi problemi, ad esempio il telelavoro, ad esempio la banda larga di cui oggi si è tanto parlato, no? Il fatto che una mamma alla mattina in caso di necessità possa continuare a svolgere il proprio lavoro pur rimanendo a casa, perché comunque attraverso un computer è connessa esattamente all'ufficio come se fosse in ufficio, sicuramente è un vantaggio per tutti, ma è un vantaggio ancor più per una donna che comunque ha anche l'onere della famiglia molto spesso sulle spalle. C'è la paura ad entrare nel mondo della tecnologia. Una volta che si è dentro, invece, le cose vanno molto bene, quindi le donne si scoprono capaci, hanno più paura dell'idea di affrontare questo momento piuttosto che esserci.